Nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, la trasmissione che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Subito, come di consueto, in apertura i titoli degli argomenti che andremo ad approfondire. Corecom, via libera dell'Aula al bilancio consuntivo 2022. Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, semaforo verde al bilancio 2023-2025. Garante dei detenuti, il Consiglio esprime apprezzamento per l'attività svolta nel 2022. Marco Meacci è il nuovo presidente del Corecom, il Comitato regionale per le comunicazioni, ex sindaco di Monte San Savino, ex presidente e amministratore delegato dell'Agenzia regionale Recupero Risorse, succede a Enzo Brogi. Insieme a Meacci fanno parte del nuovo comitato Carlotta Agostini, Benedetta Baldi, Bianca Maria Giocoli, Biagio De Presbiteris. Abbiamo già alcune idee, alcuni impegni importanti da portare avanti. Credo che sia un organismo molto importante per la comunicazione, per le istituzioni in Toscana. Veniamo da un lavoro precedente molto, molto importante, molto positivo, guidato da Enzo Brogi. Noi cercheremo di portare avanti sia le cose fatte fino ad ora che guardando al futuro. In particolar modo vogliamo portare più a conoscenza del Corecom in Toscana, vogliamo portare il Corecom in giro per la Toscana, una sorta di tour del Corecom in giro per le città della Toscana, in modo da farlo conoscere e far conoscere anche i servizi, gli strumenti che possono essere a disposizione dei cittadini e delle istituzioni. Penso per esempio a tutto il tema delle controversie telefoniche. Poi organizzeremo un'audizione generale di tutti gli operatori del mondo dell'informazione, in modo da conoscere quelle che sono le esigenze in Toscana, in modo anche da trasferirle al Consiglio regionale. E poi successivamente abbiamo anche l'idea di organizzare gli stati generali della comunicazione, dove faremo un punto complessivo di tutte quelle che sono le esigenze e le problematiche, in modo da rendere sempre più il Core come uno strumento di relazione e di comunicazione complessiva con tutti gli operatori. La comunicazione cambia velocemente, tocca la vita di ciascuno di noi e il compito del Core come è anche quella di saperla guidare. Consentitemi un grande ringraziamento a chi in questi anni ha guidato il Corecom, a Enzo Brogi, per il lavoro, per l'impegno, per la dedizione e anche per come insieme a tutto il comitato è riuscito a far crescere in questi anni come autorevolezza il Corecom. Sono sicuro che questo lavoro verrà portato avanti con altrettanto impegno, con altrettanti risultati da chi oggi inizia questa importante attività per le cittadine e i cittadini della Toscana. Ci sarà un lavoro che è importante per il Consiglio regionale di promozione e proposizione di quello che saranno le regole su cui il Corecom può svolgere la propria attività. E poi oggi che la comunicazione è tutto, non dimentichiamoci quanta attività il Corecom può svolgere proprio nel segno di una corretta informazione e di una possibilità di utilizzare quelle che sono le varie forme con cui la comunicazione mostra il volto bello delle istituzioni, a partire appunto dal Consiglio, dalla Giunta regionale. Con 24 voti favorevoli e 6 astenuti, l'Aula di Palazzo del Pegaso ha detto sì alla relazione consuntiva sulle attività svolte nel 2022 dal Corecom. Sì, abbiamo approvato in Aula la proposta di risoluzione che apprezza e approva il piano delle attività, il resoconto delle attività 2022 del Corecom, e devo dire che si conferma essere un organismo di grandissima rilevanza non soltanto per le attività che gli sono delegate dal Governo, ma anche e soprattutto per le attività proprie di promozione di una comunicazione sana e di un rapporto con i mezzi di comunicazione e di informazione maturo e critico soprattutto per i toscani e le toscane più giovani. Il progetto del patentino digitale è un progetto di punta nell'ambito dell'attenzione per i minori e la Commissione ha chiesto e chiede ancora che venga esteso a tutte le scuole toscane, a tutti i ragazzi e le ragazze toscane, come opportunità di entrare nel mondo dell'uso dei social e dei mezzi di informazione in modo più maturo, con più strumenti.
strumenti di comprensione. Sappiamo che per chi incrocia le attività di questo organo la soddisfazione è sempre garantita. Quest'anno, grazie a un 25% in meno di istanze per quanto riguarda le attività delegate, il Corecom ha potuto anche avere un'attenzione maggiore e una maggiore celerità nello svolgimento delle pratiche, ma ci piacerebbe che molti più toscani e toscane avessero consapevolezza di che cosa fa il Corecom, di che cos'è, di quanto è importante per l'informazione e la comunicazione nel nostro territorio. La vicepresidente della Quinta Commissione, Luciana Bartolini, spiega il voto d'astensione sulla proposta di risoluzione da parte del gruppo Lega, puntando il dito contro i 7 mesi di attesa per la nomina del nuovo comitato. Per quanto riguarda la proposta di risoluzione, noi ci siamo astenuti perché sì, il Corecom sta lavorando abbastanza bene per quanto riguarda i minori col discorso del patentino digitale, però per ora sono poche le scuole in cui è stato proposto. Noi vorremmo che fosse proposto in tutte le scuole della Toscana. E inoltre perché 7 mesi ci sono sembrati veramente troppi per aspettare la nomina del nuovo CDA e del presidente. Il Corecom è uno degli enti di fatto di garanzia che svolge un lavoro molto positivo, lo deve svolgere essenzialmente, gli abbiamo chiesto di farlo nei confronti anche delle nuove generazioni, nei confronti dei ragazzi, nei confronti di tante persone che hanno dei rapporti anche innovativi rispetto al mondo dell'informazione e della comunicazione, e quindi c'è stato un nostro sostegno positivo all'attività svolta che conclude un ciclo, serve anche attuare laddove possibile, su nostre indicazioni, un po' di maggiore tolleranza nei confronti del sistema televisivo. Abbiamo visto in alcuni casi anche molti elementi di rigidità rispetto anche a elementi di carattere sanzionatorio rispetto a dinamiche anche nazionali e locali, e credo che molte volte l'impresa privata che fa anche comunicazione, che fa televisione, necessita anche di una forma di dialogo e di tolleranza rispetto a anche un'attività che comunque è fondamentale rispetto al principio dell'informazione, ma che molte volte si espone a dei rischi per l'attività stessa che svolge. Parere favorevole dell'Aula di Palazzo del Pegaso alla proposta di bilancio previsionale 2023-2025 dell'azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana. Tema delicatissimo, il tema degli alloggi. Molti degli alloggi del diritto allo studio toscano, che sono circa 4.800, sono al momento impediti dalla necessità di adeguamenti antincendio. Abbiamo sollecitato questi lavori e l'azienda è impegnatissima perché una volta sistemate queste residenze davvero non avremo bisogno di altro e gli alloggi del diritto allo studio saranno sufficienti a coprire il fabbisogno. Oltre ai 4.800 posti abbiamo 4.200 contributi a falloggio che vengono erogati dall'azienda. Un gravame di questi anni è derivato dall'aumento dell'inflazione che ha portato ad un aumento dei servizi di circa 4 milioni. Per questo motivo abbiamo accompagnato l'approvazione del bilancio con un ordine del giorno che consenta, che impegni l'azienda, la Giunta, a reintegrare i fondi necessari per coprire lo stock dei servizi anche per il 24 e il 25. I bilanci hanno sempre un po' di problemi dovuti a varie questioni, direi minor numero di posti letto e costo dei posti letto fuori controllo, oltre anche alla diminuzione dei pasti diretti. Queste sono alcune delle criticità che sono state anche evidenziate dagli uffici della Giunta. Quindi noi che diciamo? Diciamo che bisogna in qualche modo diminuire il costo del personale, cioè diminuire, perlomeno che non si alzi più il costo del personale, poi mettere le residenze che stanno per essere ristrutturate, che i lavori terminino nel più breve tempo possibile, così il numero dei posti letto aumenta e c'è per tutti, quindi anche i costi diminuiscono. E poi spendono troppo per quanto riguarda l'energia, e quello è stato un periodo che forse ora si risolve, però per la portineria e le pulizie devono trovare il modo di spendere meno. Importante le risorse che vengono messe a disposizione dal sistema toscano nei confronti di tutti quegli studenti che hanno un
merito per poter avere degli contributi alla loro attività. Nello stesso tempo serve sostenere coloro che non riescono con le proprie risorse finanziarie ovviamente a fare gli studi universitari e nel contempo cercare di sostenere anche le strutture e gli impianti del sistema universitario rispetto agli alloggi e non solo, rispetto anche al sistema delle mense. Quindi un bilancio che si approva è un bilancio che darà sostegno agli investimenti non soltanto infrastrutturali ma soprattutto anche per tutti quegli interventi che devono essere sistemati a livello locale. Il Consiglio regionale della Toscana ha espresso apprezzamento per l'attività svolta nel 2022 dal Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. L'Aula ha approvato a maggioranza la risoluzione presentata su proposta della Commissione Affari Istituzionali e illustrata in Aula dal Presidente Giacomo Bugliani. 26 voti a favore, Partito Democratico, Italia Viva, Movimento 5 Stelle, 12 quelli contrari, Lega e Fratelli d'Italia. Si tratta di una relazione che dà conto di molti aspetti della popolazione carceraria, a cominciare dai numeri delle carceri toscane, dal decremento di popolazione carceraria in Toscana a fronte di un aumento a livello nazionale, c'è una disamina dei singoli istituti penitenziari, si registra una significativa aumento del ricorso dell'istituto della messa alla prova e si pone l'attenzione ad alcuni aspetti come ad esempio la tutela della salute negli istituti di pena della nostra regione, il tema delle REMS di Volterra e di Empoli o ancora delle carceri minorili di Pontremoli e di Firenze. Una disamina, quella del garante dei detenuti, che tiene conto anche di una serie di impegni che il garante stesso ha assunto, come ad esempio lo sviluppo di un convegno e di una ricerca dedicata al lavoro nelle carceri, soprattutto anche al lavoro delle persone che sono in uscita dal carcere, proseguendo anche quella serie di incontri che il garante sta svolgendo insieme alla prima commissione presso tutti gli istituti carcerari toscani. L'ultimo che è stato visitato dalla prima commissione assieme al garante è stato il carcere di Volterra. Proprio per questo il Consiglio regionale ha deciso di esprimere parere favorevole alla relazione annuale del Garante, auspicando anche che si vada gradualmente ad una riforma della legge istitutiva del Garante secondo quelle linee guida che sono state già recepite da altri consigli regionali italiani, così come elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano nel 2019. Una relazione dettagliata che ha portato il Garante a svolgere una funzione, un'attività che noi come prima Commissione stiamo seguendo nei dettagli. Io in primis, quando da Presidente Commissione Sanità, ho dato vita a un'attività molto incessante nelle carceri toscane per cercare di ripristinare le condizioni di salute e non solo di igiene sanitaria e anche per migliorare la condizione di vita dei detenuti nel rispetto delle normative nazionali. La Toscana può fare molto, una qualità di una società si vive e si vede anche dalla qualità delle proprie carceri, e come questo noi ci impegniamo, sosteniamo l'attività della funzione di garanzia che pone, diciamo, il Consiglio regionale al centro di una di quelle attività similari che vengono poi svolte con il difensore civico. Abbiamo chiesto che ci fosse maggiore integrazione anche con le funzioni svolte dal difensore civico, perché siamo coloro che hanno proposto una revisione degli organismi di garanzia che pongono il difensore civico anche al di sopra di ogni altra funzione di garanzia e anche come attività di coordinamento di quella dei garante dei detenuti, ma anche quella dell'infanzia e dell'adolescenza. Veramente in quella relazione ci sono dei buoni spunti, alcuni dei quali sono assolutamente condivisi anche dal gruppo di Fratelli d'Italia, ma noi riteniamo che sia una relazione incompleta, che non affronta tutti gli aspetti che dovrebbe affrontare un garante dei detenuti a livello regionale, a partire dal grande tema delle REMS, ovvero le strutture alternative al carcere dove dovrebbero scontare la pena le persone con malattie psichiatriche. Ebbene, è bene sapere che in Toscana ci sono 70 persone in lista d'attesa, ovvero 70 persone che dovrebbero scontare la pena non in carcere ma in una struttura protetta, quale appunto le REMS, che invece non possono farlo perché le REMS non hanno posti a sufficienza. Su questo la Regione Toscana è in ritardo, è bene dirlo. L'unica struttura a ciò adibita si trova a Volterra, è una struttura provvisoria dal 2015, il che significa che da 8 anni siamo in una situazione di provvisorietà.
tutti gli addetti ai lavori, tutti gli operatori che dovrebbero svolgere la propria attività nella REMS di Volterra si dicono essere il luogo non idoneo per poter svolgere quel tipo di funzione. Rispetto a questo la Regione Toscana continua da 8 anni a non dare risposte. Così come l'altro grande tema che non viene trattato in maniera adeguata è il fatto che il 60% dei detenuti nelle carceri toscane sono detenuti stranieri. Su questo finalmente c'è un governo a livello nazionale che si sta impegnando perché i detenuti stranieri possano scontare la loro pena nel proprio stato d'origine, e questo, attenzione, va nell'interesse nazionale, perché il 60% costa tantissimi soldi e fa sì che ci debbano essere ulteriori strutture che in questo momento non abbiamo, ma va anche nell'interesse del detenuto stesso, che magari se ne avesse la possibilità deciderebbe di scontare quella pena all'estero, presso la propria nazione, perché magari più vicino alla propria affetti, alla propria famiglia, alle proprie persone care. Noi abbiamo una concezione più ampia di quella del garante, non solo una concezione preventiva che del resto è attuativa della Costituzione, le pene non possono che tendere alla rieducazione di chi ha sbagliato, ma anche una concezione retributiva, chi sbaglia deve pagare. Questo è un principio che in questo Paese non sempre trova dovuta applicazione, così come noi guardiamo con interesse e gradiremo venisse fatta anche dal garante, che è una figura principalmente destinata ai detenuti, ma anche all'altra metà del mondo carcerario, le guardie carcerarie, le cui condizioni sono oggetto di nostra attenzione da tanto, tanto tempo. Siamo preoccupati perché, malgrado vi sia meno sovraffollamento, chiamiamolo formale, le condizioni nelle celle per i detenuti sono spesso al limite della dignità umana. Abbiamo letto pagine che ci hanno inquietato e abbiamo anche vissuto da vicino l'esperienza del carcere di Sollicciano. E poi due percentuali su tutte. La prima, indubbiamente, è quella della popolazione carceraria straniera. In Toscana il 46,5 rispetto al 31 della media nazionale, e ci domandiamo se tutto ciò non sia frutto anche di una cultura relativista, buonista, ideologista della sinistra. E la popolazione carceraria con problemi di droga, il 25%. Vediamo che il garante Fanfani lascia alla discussione politica il tema sulle droghe, è un tema che comunque si dovrà affrontare. Ed è tutto, questa era la nostra ultima intervista, grazie per averci seguito, Cronache e Commenti torna la prossima settimana.